sue grandissime doti di divulgatore scientifico. E quindi lo ringrazio tantissimo per essere qui e anche per aver colto l'idea di questa serie quando ne abbiamo parlato la prima volta. Cioè, quando avevamo in mente di fare qualche cosa che richiamasse Leonardo, e a lui è venuta in mente questa cosa di dire: ma guarda che Leonardo la può falsificare solo un geologo. E io ho detto: ma spiegami, racconta. E mi ha detto: te lo racconterò a Genova. E allora oggi anche io sono curioso di sentire perché solo un geologo può falsificare Leonardo da Mario Tozzi, che è un ottimo e grande geologo. Grazie Mario per essere qui. Sì, a questo ci arriviamo subito, perché sennò nasce proprio da questo il mio intervento. Siccome quest'anno sono tutti scatenati a rincorrere i 500 anni della morte, ecco che ci si sbizzarrisce in tante questioni che riguardano Leonardo. La maggior parte sono questioni artistiche: Leonardo genio, artista, eccetera. Qualcuno più accorto ne riconosce il talento musicale già a suo tempo, gli strumenti completamente inventati e poi difficili da realizzare, ma comunque originali. E poi c'è Leonardo ingegnere idraulico, Leonardo ingegnere militare, insomma ce ne abbiamo di tante cose da ricordare. Su quello ci entrano tutti gli altri, io non dirò niente. Dirò, il nucleo centrale è quello che risponde alla domanda che si diceva prima con Alberto, cioè: è possibile falsificare un quadro di Leonardo, e perché no se non sei un geologo? Questa è il nucleo. Prima però dirò un paio di cose e poi ne dirò un'altra alla fine. Inizierei subito col farmi un'altra domanda. Quando si prendono questi anniversari è molto facile cadere in ricordi agiografici oppure rappresentazioni molto retoriche, no? E dagli col genio italico, io non ne posso più di questo genio italico che ogni tanto viene fuori, il massimo genio. E tant'è che ci siamo domandati se Leonardo fosse davvero un genio. Come faresti a testarlo, questo aspetto? Qualcuno ha pensato che lo si potrebbe fare guardando se le sue macchine sono realizzabili oppure no, e soprattutto se funzionano. Ora, questo è un aspetto molto complicato, perché non è che Leonardo ci ha lasciato un foglietto delle istruzioni tipo IKEA per fare le sue mirabili macchine, per cui dice vabbè, lo seguo. Chi ha lavorato su questi testi ha dovuto fare un lavoro filologico molto preciso. Hanno preso i testi, i codici, e già lì c'è una certa difficoltà nel leggerli, come tutti sapete, per il modo in cui scriveva. Poi devi andare radunando in vari codici le cose che riguardano magari uno stesso aspetto o una stessa macchina. Qualche volta è solo un disegno, è lì. Altre volte invece c'è qualche cosa di più. Poi ci sono i testi. I testi sono i più frammentati e disparati possibile, tant'è che alcuni di questi miei colleghi che lavorano alla ricostruzione virtuale e poi fisica delle macchine di Leonardo li hanno pescati in diversi codici, li hanno messi insieme. Chissà se Leonardo voleva davvero concorrere a descrivere la stessa macchina, però loro ci hanno provato. Lo hanno fatto con una ricostruzione 3D e poi con diverse ricostruzioni ancora virtuali e poi fisicamente. Alcune cose funzionano molto bene, per esempio il ponte. Quello lo sai costruire pure tu, un ponte per passare un torrente con un semplice gioco di incastri di legno, si regge da solo. Purtroppo qui il ponte ormai ha preso un altro significato, ma a quel tempo aveva un senso differente. Sì, tra parentesi, poi varrà la pena ricordare, cercare di capire come mai il popolo che ha inventato la parola pontefice, che siamo noi, cioè colui che il ponte lo fa e lo custodisce, ne vede crollare 11 in 5 anni, di cui uno in maniera così drammatica. Vabbè, ma questo diciamo è un altro discorso. Lui però i ponti li sapeva fare, dunque questa macchina funziona bene. Ma altre macchine sono difficili da realizzare e soprattutto non funzionano. Perché? Secondo me questo è un errore nella nostra concezione di Leonardo. Noi abbiamo sempre pensato a Leonardo del XV secolo o del XVI in anticipo sui suoi tempi, cioè come se le sue macchine fossero una preconizzazione del futuro. Aveva visto dopo. In realtà sono una rappresentazione del passato. Quello che emerge oggi con più forza è che forse quello che tira fuori Leonardo dal punto di vista delle macchine non è tanto una grande capacità geniale di anticipare il futuro, quanto un recupero di una vera rivoluzione scientifica che è stata dimenticata, e che è quella degli ellenisti.
parliamo del IV, III secolo fino al II, in Grecia, in Magna Grecia, dove una serie di uomini straordinari avevano inventato il metodo scientifico, facevano scienza e realizzavano macchine con un apparato scientifico e tecnologico, una matematica che nel nostro Evo moderno e anche in quello passato non era pensabile. Come dire che Leonardo recupera e prova a realizzare o orecchia e poi disegna macchine che in realtà non possono essere realizzate perché non c'è più la conoscenza tecnologica per realizzarle, perché è andata perduta. La rivoluzione di quegli ellenisti, per intenderci parliamo di Archimede, parliamo di Pitagora, parliamo di Erone, ecco, quella rivoluzione lì è stata dimenticata, e chi scrive di queste cose, un fisico che si interessa alla storia della scienza, che si chiama Lucio Russo, ci racconta che quella rivoluzione è stata la vera rivoluzione scientifica. C'era il metodo, c'era una matematica avanzata, una matematica che, secondo questa interpretazione, neanche Galileo, pur considerato universalmente come l'inventore del metodo scientifico. Questo metodo andrebbe fatto risalire in realtà molto meglio ad Archimede, ma questi ellenisti sono stati ammantati da un lato dal disprezzo dei romani. Quando l'impero romano si assicura sostanzialmente la Grecia, la differenza dal punto di vista culturale è la palesiana. Io che sono di origine romana non vado così orgoglioso di quel tratto di storia, per cui, solo per dirla in un episodio, Plinio il Vecchio, quando, che appunto quindi siamo nell'ambito romano, dopo la rivoluzione ellenistica, deve spiegare come mai le api fanno le cellette esagonali. E la cosa che gli viene in mente per spiegarla è che hanno 6 zampe. Mentre già al tempo degli ellenisti si era capito che quella struttura esagonale era una struttura molto efficace in natura, come hanno capito, per chi ha l'età mia, quelli che facevano il radiatore della 128, la griglia della Fiat 128 del radiatore era esagonale, è una struttura piuttosto robusta. Quello è il motivo per cui vengono così quelle scellette, non perché hanno 6 zampe, ma per dirvi di come quel sapere era stato dimenticato. I romani non brillavano per questi aspetti, casomai per aspetti ingegneristici, ma a vederla bene anche in quelli il debito con gli ellenisti non era stato pagato. Ma insomma, questo per dire che se è vero che c'è stata questa grande rivoluzione scientifica in quei secoli lì e poi è stata dimenticata, vuoi per l'impero romano, vuoi per altre cose, quando riaffiora nel Rinascimento, riaffiora dopo secoli di silenzio e secoli in cui la tecnologia non si è esercitata, dunque quelle macchine non le sappiamo realizzare, non funzionano. Ma in ogni caso non sono il futuro, ma sono casomai un passato che riaffiora. Questo è uno dei tratti che mi piacerebbe che venisse fuori quando si parla di Leonardo, non per diminuirne il genio, anzi per vederlo sotto sfaccettature diverse. Normalmente è una cosa che poco si sa. Si pensa, guarda che fa. A parte che siamo concentrati sulle macchine da guerra, io un po' questa cosa mi fa un po'. Capisco che colpiscono l'immaginazione, ma insomma, queste mitragliatrici rotanti, sti carri armati, insomma, c'era forse motivo di essere così concentrati. A questo aspetto aggiungerei quello del Leonardo geologo. Qui entriamo in un campo in cui faceva delle considerazioni interessanti. Si dice che sia stato il primo a riconoscere l'origine marina dei fossili che si trovavano sulle montagne dell'Appennino, in Toscana e in Emilia Romagna. I Nicchi, come li chiama lui. È vero questo? Senz'altro è vero, anzi approfitto per leggere una riga di Leonardo su questi fossili perché è interessante, dice lui. Sopra le pianure dell'Italia, dove oggi volano gli uccelli a torme, solean discorrere i pesci a grandi squadre. Aveva capito. Ma i greci avevano già capito prima. Xenofane aveva già individuato l'origine marina di certe conchiglie e certi altri fossili che si trovavano non soltanto in Grecia ma anche in altre parti del Mediterraneo, pesci a Malta e altre cose del genere. Dunque anche in questo caso riaffiora un'idea che era stata almeno abbozzata nell'antichità, però da questo punto di vista Leonardo è portatore di una cultura nuova, perché è l'osservazione che qui fa la differenza, in un certo senso il metodo. Osserva quella realtà e vede quello che, se mi si passa il termine, in qualche modo deve vedere. Fossili e macchine sono due tratti che vengono poco, in genere poco descritti di Leonardo. Mi interessano perché come geologo è una cosa che trovo particolarmente interessante, ma sono però una specie di
prologo a quello che andiamo a vedere. Adesso vedo di far partire questo aggeggio. Ecco, veniamo a quello di cui volevo parlarvi oggi. Cioè, oddio, qui hanno messo F5, vedi? Mi era stato anche raccomandato, io però non ci vedo, per andare in modalità schermo intero, scusatemi. Qui gli anni passano. Dove sta questo qua? Ecco. Dicevo, veniamo ora a quello che volevo mostrarvi. Perché questo quadro qui, ne prendiamo due in considerazione, non è falsificabile secondo la mia domanda un po' provocatoria? Sant'Anna, la Madonna, il bambino e l'agnello. Ma in fondo chiunque potrebbe, se dotato di grande talento, rifarlo. C'è un particolare però che non ci permette di asserirlo e che anzi ci dice che non può essere riprodotto. Adesso mi abbasso così magari vedete meglio. Non sono tanto i tratti dei volti, no? Nemmeno il drappeggio. Qui ho scelto di questo quadro, nella resa diciamo fotografica ci sono tante sfumature diverse. Io ho scelto questa azzurrina per una ragione che adesso poi verrà evidente. Ma il motivo per cui questo quadro non può essere falsificato sta in quello che c'è a contorno di queste figure, che non è casuale e non può essere riprodotto da nessuno che non abbia una conoscenza, per quanto ante litteram, geologica in senso stretto. Cioè a dire che soltanto una macchina fotografica specializzata, una serie di riprese fotografiche potrebbero, chiunque altro uomo avesse la grande capacità di riprodurre in maniera oleografica un ritratto di questo genere, non potrebbe però ritrarlo correttamente, e cerco di spiegare perché. Dobbiamo puntare l'attenzione su questo aspetto qui, cioè sul basamento che si trova qui in basso. In particolare lo possiamo dividere in due zone, diciamo così, ecco, grosso modo qui, dove c'è l'asse fra il piede di Maria e il piede di Sant'Anna, qui. Queste rocce qui non sono rocce qualsiasi, rappresentano anzi qualche cosa di molto particolare che Leonardo aveva visto e osservato nei suoi viaggi. Per esempio lui si muoveva verso Cesena, verso Faenza, il porto di Cesena o altre cose, e dunque faceva l'Appennino, lo sappiamo perché poi ha realizzato anche altri, ci sono anche altre testimonianze di questo. Quello che ci interessa è che la riproduzione di queste rocce è molto particolare. Come sono fatte? Vedete che ci sono dei blocchetti, chiamiamoli così, in questo strato, sono degli strati che pendono debolmente verso destra. Ci sono dei blocchetti, questi più gialli, che sono formati da queste fratture, vedete? Queste sono delle diaclasi, tutte spaccature qui, ancora qui e ancora qui, che dunque interrompono, successivamente a quando la roccia si è formata, la continuità di questo strato. Dunque lui realizza correttamente degli strati che sono poi spaccati da queste fratture. Ma la roccia però non è solo questa, basta spostarsi un po' qua, ecco, e vedete questo frammento azzurrino, e che poi si ritrova ancora qui, ancora qui, qui e qui. Sostanzialmente lui rappresenta una successione di strati diversi, uno strato più massiccio, diciamo così, di cui si intravede, pure per chi non è geologo, una consistenza più granulosa, più compatta, e invece uno strato più sottile, questo grigio, che magari compare anche in questi livelli quasi invisibili, qua lo si rivede riaffiorare, una successione ciclica. Queste sono le rocce tipiche dell'Appennino e in particolare sono le rocce di una formazione geologica che si chiama Marnoso Arenacea. Ora io qui già non vedo più niente, vediamo se riesco. Eccola qua. Leonardo realizza esattamente il disegno di questa formazione. Lo possiamo già vedere qui, degli strati più corposi, granulari, e all'interno, vedete qui, o qua, o qui, degli straterelli più sottili. Che cos'è questa formazione rocciosa? È la testimonianza litificata, cioè fossile, di grandi correnti di torbidità
che scorrevano lungo dei canyon sotto il mare, quando l'Italia ancora era soltanto acqua. Parliamo dunque di decine di milioni di anni fa. E questa deposizione era ciclica, ossia avevi un banco di rocce, queste gialle, che sono di natura sabbiosa, e poi un livello di rocce grigie, che sono di natura argillosa. Dunque, grande energia per trasportare la sabbia, minore energia per far depositare l'argilla. E così via. Arenaria, argilla, arenaria, sabbia, cioè sarebbe sabbia litificata, argilla, e così via. Una successione ciclica che lui conosceva, perché ci passava attraverso diverse volte. E perché decide di metterla ai piedi della Vergine. Aspettate che qui devo tornare però indietro. No. Andiamo solo avanti, aspetta un attimo. Ecco. Questo è esattamente quello che dipinge Leonardo. In più ci mette, l'avete vista anche nell'immagine di prima, le fratture. Le vedete? Eccole qua. È pieno. Non è tanto quello che c'è sullo sfondo che ci interessa, che pure andrebbe analizzato, perché qui il paesaggio sembra quasi di un'altra mano. In realtà su questo si potrebbe discutere, ma quello che ci interessa è questo. Direi che possiamo fare anche un piccolo passo in più. Vedete che qui si formano dei ciottoli. Qui ce n'è uno, qui un altro. Sono dovuti all'incastro che c'è fra queste fratture, gli strati, e un inizio di erosione sul posto. Cioè quella roccia si sta alterando. Si sta alterando in questo momento qui, proprio quando lui la dipinge. Qui, qui no, Qui la roccia è integra. Qui si comincia a disgregare e qua si disgrega chiaramente. Ecco, qui noi non vediamo l'indizio della disgregazione, ma se andiamo avanti vediamo come si possano leggere meglio alcuni caratteri di queste rocce. In quei banconi gialli, questi qui, vedete che ci sono dei segni particolari, questi, o anche qui. Queste sono, essendo queste rocce deposte sotto il fondo del mare, noi qui le vediamo solo in una dimensione, ma lungo il piano dello strato quello che si vedono sarebbero tante impronte della sabbia quando si depone. E Leonardo queste cose le conosce. Qui forse si vede meglio quello che fa lui. Nel dipinto si vede come questi strati, quelli gialli, si erodono più difficilmente perché sono più compatti, mentre quelli argillosi si erodono più facilmente. Infatti, se noi facessimo qui una sezione, sembrerebbe i denti di una sega. Ed è quello che fa esattamente lui. Strati aggettanti, quelli che reggono di più, strati invece che vengono erosi, che sono quelli che reggono di meno. Quelle impronte che vi dicevo prima, se le vediamo sulla superficie dello strato, sono queste. Sono i segni di alcuni corpi che rimangono lungo la superficie di deposizione delle sabbie, e questo lo vediamo al rovescio, come se vedessimo la controimpronta, e che noi conosciamo bene sotto il mare, perché, ecco, forse questi sono più comuni, come quando vedete una spiaggia qualsiasi, se mettete in mezzo un metro d'acqua avete queste forme qui, queste forme d'onda qui, che vengono cristallizzate nella sabbia, si chiamano ripple marks, ma insomma sono le increspature della sabbia dovute al moto ondoso proprio. Queste cose sono accennate nel dipinto che vedevamo prima. Invece sulla parte sinistra quello che vediamo è la formazione dei ciottoli. Li vedete che lì, adesso non riandremo alla figura dopo, ma quello che si vede è che sono dei ciottoli dagli angoli ancora un po' vivi. Vedete? C'hanno degli spigoli ancora. In realtà il processo deposizionario erosivo porterà poi alla formazione di questi ciottoli qui, che sono completamente arrotondati. Dunque, Leonardo rappresenta nel basamento di Sant'Anna la Madonna, il Bambino e l'Agnello un fenomeno geologico, non lo disegna soltanto. Ecco perché dico che non si può falsificare, perché un conto sarebbe rappresentarlo e basta. Lui lì mette insieme cose che non succedono nello stesso momento, ma le ha viste, le vuole spiegare in quel modo lì. E questo gli consente di metterle su un piano temporale che non è necessariamente quello. Di più,
su un piano anche spaziale che non è quello, perché per fare quella roba di corsa, questa erosione, ci vuole un clima più umido di quello che c'era, più caldo. Ma è lui come se l'avesse intuito. Come facciamo a dire questo, oltre che appoggiarci alla osservazione? Lo possiamo dire perché nei codici, e qui ve ne leggo un altro pezzettino, lui lo scrive. Dice così, adesso perdonate la lettura, nei principi dei fiumi sono le grandi pietre, nel quarto del fiume sono le ghiaie, nel mezzo del corso del fiume sono le rene, nell'ultimo del fiume si troverà il fango. Codice Hammer, lui ha capito benissimo che il fiume all'inizio ha grande forza erosiva, trasporta grossi blocchi che poi diventano ciottoli, che poi diventano sabbie, che poi diventano argille. Ma ancora più convincente è quello che ci dice dopo. Il fiume che esce dai monti pone gran quantità di sassi grossi nel suo ghiareto, i quali sono ancora con parte dei suoi angoli e lati. Cioè lui ci sta dicendo che ha capito benissimo che si va da questo posto qui a questo qua. Ha capito che l'erosione arrotonda quei ciottoli, che però quando sono appena spezzati, ed è quello che lui ha disegnato in Sant'Anna, la Madonna e il Bambino, hanno quella forma lì. Ci dice ancora, nel processo del corso, il fiume, conduce pietre minori con angoli più consumati, cioè le gran pietre fa minori, riduce di dimensioni. Ha capito che quel grosso sasso diventerà argilla. Lo scrive, e più oltre pon ghiaia grossa e un po' minuta, di poi procede lita grossa e poi più sottile, e così seguendo giugni al mare l'acqua turba di rena e di lita, cioè praticamente soltanto l'argilla che si depone con tempi molto lunghi. Dunque, la supposizione che facciamo non è soltanto dovuta all'osservazione nostra di geologi, ma a quello che lui ha scritto. Sappiamo benissimo che per l'osservazione diretta, per questa elaborazione teorica e per quello che realizza, Leonardo sta mettendo insieme su una tela qualche cosa che non necessariamente sta lì. Allora, se tu riproduci questo quadro soltanto in maniera pedissequa, diciamo oleografica, questo lo perdi. Perché sto disegnando così? Ci vuole quel perché, altrimenti fai un'operazione che facilmente viene smascherata. Nel secondo esempio, il battesimo di Gesù che viene attribuito a Verrocchio e alla sua bottega e in Leonardo, c'è stata una grande disputa a proposito delle paternità, a chi ha fatto questo pezzo, chi ha fatto l'altro, anche perché Leonardo dice che lui ha fatto solo l'angelo di profilo. Si racconta che Verrocchio, dopo aver visto quest'angelo, non voleva più dipingere. Ma noi possiamo distinguere quali sono le parti dipinte da Leonardo e ritroviamo gli stessi elementi, questo dipinto però è precedente, quello di prima che abbiamo visto lo fa intorno ai 50 anni, questo intorno ai 20, vado a spanne. Ma gli elementi sono gli stessi e li vediamo qui nella parte basale, eccoli qua. Poi ci potrebbe interessare e ci interesserà anche questo aspetto qui, Giovanni Battista e questo dirupo di rocce, ma partiamo da questi. Se stringiamo il fuoco, i piedi nell'acqua di Gesù e poi gli angeli, vedete che il processo è lo stesso. Ci sono vicini i ciottoli squadrati, gli strati, perché questo è uno strato ancora, e i ciottoli arrotondati. Tutti lì. Già c'era questa osservazione. Non avviene insieme quel processo. Lui lo mette insieme per farci... È come se ci volesse lasciare un messaggio, se vogliamo spingere un po' l'interpretazione. Ce lo vuole dire. Io ho capito questa cosa. L'ho scritta pure, però forse è difficile da comprendere. Qui ve la rendo sicura. Costringendo su uno stesso piano spazio-temporale, che non è quello reale, qualche cosa che invece a noi sembra molto reale. Sembra una rappresentazione. Se vedete la pittura fiamminga del periodo successiva anche, c'è una rappresentazione iperrealistica, quasi ossessiva, di gruppi montuosi, di montagne, che non ci stanno lì. Se le vanno a cercare e poi le rifanno uguali. Lui no, le ha osservate queste e ne guarda questo particolare. In più, conoscendo qualche secolo prima di Charles Lyell, che è un geologo famoso, quello che ha elaborato il principio dell'attualismo, cioè che i fenomeni del passato
possono essere spiegati usando come chiave gli stessi fenomeni del presente, lui l'ha già capito, perché quello che ci sta facendo vedere è esattamente una messa in opera del principio dell'attualismo. E qui si vede ancora meglio nel dettaglio appunto la coesistenza di questi... Peraltro questa parte è sicuramente attribuibile a Leonardo, compreso questo ciuffo di piante acquatiche e di altre cose che lui ha dipinto. Si è molto discusso perché sapete che Leonardo non abbraccia subito il colore a olio. Nella bottega del Verrocchio l'olio non si usava la tempera. Questi sono però stati dipinti probabilmente a tempera prima e sono rimasti a tempera perché non c'era bisogno della nuova tecnica che invece era stata poi incorporata. Addentrerò in questioni di questo tipo, ma la vera difficoltà sta proprio nel fatto che se tu non conosci questa storia sei portato a dare una origine casuale a questa cosa qui, a fotografarla più che a comprenderla. Lui invece l'aveva capita e questo aspetto ci sembra importante. C'è ancora un altro aspetto che ci interessa ed è quello di questa roccia che vediamo qua, questo dirupo. In realtà ce n'è un pezzo qua sotto, un altro pezzo qua. Vedete, è ancora una di quelle formazioni rocciose che lui incontra nel suo percorso dell'Appennino. Però non è più quella di prima, anzi, non è ancora quella di prima perché questo è precedente. C'ha le stesse delle fratture, in particolare ce n'è una qui grossa e un'altra qui, da cui poi scaturisce dell'acqua, ma questo forse è un intervento successivo. Ma comunque c'ha gli strati ben segnati. Qual è la differenza di questi strati rispetto a prima? Che sono tutti quanti di questa roccia giallastra. C'è pochissima argilla, forse non ce n'è affatto. Lui sta rimettendo qui qualcosa che ha visto in Appennino, cioè questo. Questa non è più la formazione Marnosa-Arenacea, come la chiamiamo noi geologi, ma è invece, ma questa è un po' sfocata, vediamola dopo, è invece quello che si chiama macigno. Vedete che è fatto di grossi blocchi di arenaria e pochissima argilla laddove pure c'è. Lui ha guardato quella formazione lì. Il macigno è quello che in Toscana si chiama Pietra Serena, quello con cui hanno fatto Palazzo Vecchio, hanno lastricato le strade, insomma quella roba lì. Leonardo nei suoi giri per l'Appennino guarda esattamente questa cosa e quindi quando si trova a dipingere e a collaborare al Battesimo, sua opera giovanile, suo contributo giovanile, quello che fa è riportare quella situazione che ha visto. Ma anche in questo caso la riporta come frutto di un processo, non come fotografia. Noi possiamo poi, anche concordano anche i critici d'arte, io lì non mi avventuro, ma sul fatto che questa parte qui e questa parte qui sono sicuramente, compreso l'angelo, sono sicuramente attribuibili a Leonardo, anche per questo ragionamento e per quanto avevamo letto prima a proposito del suo ragionamento. Al di là quindi del fatto che questo sia una fotografia di quello che Leonardo ha veramente visto, è una fotografia del suo processo mentale e quelli non sono falsificabili. È molto difficile riportarli a quel punto lì. Più che nei paesaggi e negli sfondi, il demonio si è, naturalmente si è detto in senso figurato, si annida nel particolare. E questo ce la dice lunga su come dovremmo riguardare questi dipinti. Fra l'altro, in questo dirupo poi vengono aggiunti dei particolari, ma viene messa correttamente l'acqua a scaturire da una frattura in questa roccia sabbiosa che fa quindi da spugna, dove c'è un piccolo letto di argilla che invece la tampona, cioè correttamente una delle cause più frequenti della nascita di una sorgente. Ci vuole pochissimo, per chi non sia avvezzo in queste cose, a spostare anche di un millimetro queste cose. Invece lui la mette correttamente dove la roccia impermeabile tampona quella permeabile. Solo lì può uscire l'acqua, anche nell'intervento successivo che fa. Dunque, se vogliamo capire perché Leonardo non è falsificabile, secondo me ci dobbiamo riferire a questo, cioè al fatto che quello che mette su tela non è solo una fotografia. È la ricostruzione sintetica di un ragionamento derivato dall'osservazione curiosa, attenta e con metodo del mondo naturale. Questo lo possiamo vedere anche in altre rappresentazioni, qui non c'è più l'aspetto artistico in senso stretto, ma questa è la Valle dell'Arno che Leonardo disegna. Ora, a parte che per disegnare una cosa del genere nel XV-XVI secolo, senza avere una visione dall'alto
Insomma, sembra quasi una foto, un'immagine aerea, ma lui non la vede. Disegna il corso dell'Arno come se fosse il corso del Gange, pieno di laghi, di paludi, di torrenti che affluiscono, no? Lo vedete lì, da tutte le parti finiscono qua, grandi impaludamenti, laghi, una pianura percorsa e poi alimentata da fiumi, spartiacque che portano le acque in altre posizioni. In questa mappa dell'Arno si vede che lui vuole portare a termine anche qui un concetto, che è quello dell'erosione. Lui comprende molto bene come funzionano i fiumi, l'abbiamo letto prima, che tipo di forze erosive hanno, comprende sia l'erosione che il trasporto, che la sedimentazione, ma fa anche qualche cosa di più. Nella mappa del Santerno vediamo una duplice natura. Da un lato c'è la città di Imola, la città ideale. Qui la rappresentazione, diciamo, è dell'ordine del metro, delle decine di metri, no? Si vedono le strade, si vedono gli isolati, no? Quando rappresenta il Santerno, la rappresentazione passa al metro. Lui forza un cambiamento di scala, cosa che non avrebbe fatto nessun pittore, nessun uomo del suo tempo. Mette sullo stesso carta due scale diverse, perché quello che gli interessa non è la rappresentazione fotografica, è invece il fenomeno, e fa anche qualche cosa di più. Vedete questi pallini qui? Che cosa sono? Sono le ghiaie, i ciottoli di prima. È arrivato a rappresentarli simbolicamente come ancora oggi in geologia li rappresentiamo, molto banalmente dei cerchietti. Ma qui la rappresentazione è a livello del centimetro, mentre qui la scala è a livello del metro. Per lui è più importante questo che non questo. Dà molta più importanza al percorso del fiume. Guardate che poi disegna un'altra cosa che piuttosto è veramente avanzata per il tempo. Il fiume scende facendo i suoi meandri, no? Come le spire di un serpente. Erode qui, deposita qui. Erode qui, deposita qui. Erode qui, deposita qui. Ha capito perfettamente come funziona il meccanismo deposizionale di un fiume. Ci fa vedere come simbolo e come fenomeno i ciottoli che si trovano sulla ghiaia e ci dà anche queste linee, le vedete queste qua? Le ripete più volte, qui, qui. E in geologia quello è il segnare l'andamento del fiume che si sposta guadagnando o perdendo letto, sono i canali intrecciati, per chi si intende di queste cose, il braided, un concetto davvero moderno che lui riporta su questa carta, in cui Imola è la scusa, ma il vero obiettivo è il Santerno. Di più, oggi il Santerno non le porta più quelle ghiaie. E noi possiamo sapere che un tempo le portava, o per le analisi geologiche, o perché guardiamo questa mappa, che fotografa quel momento lì. Anche questo è un processo che sta fotografando, non un'immagine che ci restituisce e basta. Dunque, quando parliamo di Leonardo, se vogliamo cogliere il vero genio, e questo è un po' il messaggio che volevo darvi, lo dobbiamo fare piuttosto in questo tipo di rappresentazioni, naturalmente dal mio punto di vista di studioso di cose della Terra, che non nel vantato genio anticipatore sui tempi, sul quale molti avrebbero da ridire e molti ridicono effettivamente per le ragioni che dicevamo prima. C'era un ingegnere che si chiamava Taccola, contemporaneo di Leonardo, che pure lui ha usato riprendere i progetti ellenistici, molto probabilmente la vite senza fine, anzi certamente era già stata più che inventata, no? La coclea era stata usata più volte, macchine a vapore Erone certamente ne costruiva, insomma non esagererei con il tributo di novità che Leonardo può dare da questo punto di vista, ma da quest'altro punto di vista è davvero in anticipo su tutti i termini, su tutti i tempi. Il Val d'Arno poi è stata una palestra di tanti altri uomini di ingegno. Nicolò Stenone si è esercitato in Val d'Arno e ci ha dato uno dei primi principi geologici fondamentali, cioè che quando c'è una deposizione di strati al fondo di un fiume, di un lago, di un mare, gli strati che sono più in basso sono più antichi
e quelli che mano a mano sono più in alto sono più recenti, a meno che non sia intervenuto qualche sconvolgimento successivo. Le successioni che riporta Leonardo, in quei quadri che abbiamo visto prima, è possibile riesaminarle per vedere se quegli strati erano per caso dritti oppure rovesciati, e lo vediamo grazie a quelle impronte di fondo che vi ho fatte vedere, che possono essere solo la base dello strato, evidentemente, in quanto rappresentano la base di dove si andava deponendo la corrente di torbidità. Dunque, in questo Leonardo geologo, tra fossili e andamento dei fiumi, potere erosivo e sostanzialmente forma del reticolo idrogeografico, in pratica, noi, ecco, in questo tipo di territorio troviamo qualche cosa che di Leonardo si conosce molto poco. Prima, quando entravo, mi è stata mostrata la Vergine delle Rocce e ci sono altri quadri che presentano caratteristiche di paesaggio. Come è noto, in quella pittura lì, un po' dappertutto in Europa, si mettevano dei paesaggi come sfondo, no? Per esempio il dirupo che abbiamo visto prima è un oggetto che viene usato anche appunto nella pittura fiamminga, ma c'ha tutto un altro senso, è preso da qualche parte e messo lì. Noi invece osserviamo qualche cosa che è proprio lì, cioè a dire, se è vero che Gesù viene battezzato nelle acque del Giordano, lì siamo nelle acque dell'Arno in qualche modo, e comunque facciamo riferimento a quel nostro contesto. E come l'ho accennato prima, ma lo vorrei ribadire, è come se in questi quasi, sapete, di Leonardo si dicono tante cose dal punto di vista personale, della sua discontinuità, del fatto che fosse, si appassionasse e poi si spegnesse, eccetera. È come se però a un certo punto fosse stato importante e preminente per lui darci un messaggio che non era tanto scritto ma dipinto. Questo messaggio qui è, guardate, se osservi bene la natura puoi trovare al suo interno delle leggi che funzionano nel passato e funzionano ancora oggi, e io l'ho capito. Guardando le rocce di oggi ho capito quello che è successo nel passato, e la cosa migliore che posso fare è fotografarvele, però non come se fosse una ripresa obiettiva, ma mettendoci il filtro del mio ragionamento personale. Questa, secondo me, è la vera lezione di grandezza e di modernità, in qualche modo, di Leonardo, anche perché non ha nessun tratto esoterico. Spesso quando si parla di segni nelle rocce o segni nell'arte, cioè qualcuno si sbizzarrisce a cercarne reconditi misteri. In questo caso no, stiamo parlando di un fenomeno che era sotto gli occhi di tutti da tanto tempo, che gli ellenisti avevano già affrontato ma solo in parte, che Leonardo invece scioglie, e lo scioglie in forma artistica. Quando discutendo delle cose del battesimo, quanto piuttosto di Sant'Anna, la Vergine, e il bambino e l'agnello, gli studiosi li hanno presi a pezzi per stabilire appunto la paternità dell'uno o dell'altro, fino a quando non hanno trovato questa chiave qui, che molto più di altre, molto più sicuro, non basta la tecnica per sapere a chi appartiene. Dice, sai, Leonardo non usava l'olio all'inizio, lo usava dopo. Sì, è sufficiente? In questo caso direi di no. Appunto, dove c'è la tempera che è rimasta tempera, quella scelta lì è stata fatta, poi ha ribadito magari a olio solo alcuni particolari, non aveva bisogno, l'aveva già rappresentato bene, non doveva intervenire. Hanno anche radiografato questi quadri, naturalmente, come sapete, e hanno trovato dei tratti sotto, per esempio sotto il piede che vedevamo prima, lì dove c'è quel ciuffetto di erba palustre, si è trovata là sotto una primitiva rappresentazione di verrocchio della vegetazione, ma è stata poi coperta da questa successiva, molto probabilmente, di Leonardo. Quindi siamo in grado anche di vedere come è stata costruita la struttura di questi quadri, ormai con un'analisi che può essere molto approfondita. E quello che troviamo è una conferma di quanto stiamo dicendo a proposito dell'uso così semplicemente oleografico del paesaggio. Se torniamo poi ecco, questo è quanto vi dicevo a proposito dei segni che ti dicono se lo strato è dritto o rovescio, ma se torniamo alla nostra rappresentazione iniziale, ecco che lo vediamo bene, perché adesso qui non ve l'ho potuto ingrandire perché purtroppo queste qui non reggono molto, ma si vede alla base di questi strati, si vedono delle piccole gobbe che sono quei segni che vedevamo prima, cioè stiamo dicendo che quella serie è dritta, come direbbero i geologi. E tutto questo però, secondo me, lo rende anche un po' più affascinante. Già l'uomo è affascinante di suo, con questi codici scritti strani, con questo suo andarsene in giro vestito rosa pastello, con tutte le cose che avete sentito raccontate, con la sua presunta o acclarata omosessualità, con tutte le cose che il rapporto con la madre, insomma, tutte queste faccende oggetto di romanzi, di cose. Ma qui non c'è nessun Dan Brown, a noi qui interessa l'aspetto
del metodo scientifico. Leonardo, sostanzialmente, riprendendo gli ellenisti, applica quel metodo di osservazione puntigliosa della natura che poi viene messa in pratica nella spiegazione di fenomeni che vengono resi perpetui attraverso la rappresentazione artistica. Non è meraviglioso? Invece di mettersi lì soltanto a scriverlo, cosa che peraltro ha pure fatto, o a darci un'equazione, cosa che ci daranno dopo gli esperti fisici di fluidodinamica, lui ci racconta come questo processo storico abbia una radice scientifica che puoi indagare con metodo. Questa è una grandezza che ancora non tutti hanno colto e che secondo me è un elemento innovativo di grande significato. Quando adesso il 2 maggio, no, ricorre l'anniversario, 500° anno della morte, ecco, quando ci sommergeranno di ricordi, si partirà dalla Gioconda ovviamente, no, c'è dietro tutto, dal Cenacolo, con chi era lui, chi era lei, eccetera, quando quello, tutte cose importanti, ci fa piacere. Ma mi soffermerei molto su questo aspetto dell'uomo così poliedrico, questo davvero sì, quasi multitasking se potessimo usarlo oggi, ma però è portatore di una cosa che oggi si tende a perdere, cioè di tenere insieme queste diverse discipline. Cioè lui dipinge come artista e come scienziato e osserva i fenomeni come artista e come scienziato, ed è sia fisico che geologo che anche esperto di tuorlo d'uovo per sapere come fissare il colore della tempera. Cioè, questi uomini vari del Rinascimento, di cui lui è l'esempio più eclatante, mescolavano le conoscenze, esattamente come facevano gli ellenisti. Noi non abbiamo coraggio di chiamare gli ellenisti scienziati, non si capisce perché, è un po' il nostro pregiudizio, no? L'uomo c'ha questo pregiudizio, non è che ve lo devo raccontare io, ma insomma, questa idea che noi uomini di oggi siamo così evoluti solo perché abbiamo il telefonino, questa è una fissazione tutta nostra. Sono stato a vedere da poco le grotte di Chauvet, sono un posto in Francia dove uomini di 35.000 anni fa hanno dipinto un pantheon di animali straordinario, 35.000 anni fa. Oh, si fatica a dire che quelli erano dei veri e propri maestri, ma non li posso che definire tali. Del resto la distanza che separa me, uomo di oggi, da quei Cro-Magnon lì, la distanza temporale, è più piccola di quella che separa loro dal primo Sapiens, eppure noi non ci vogliamo rassegnare. Picasso, quando guarda le grotte primitive, soprattutto Altamira, che era stata scoperta alla fine del XIX secolo in Spagna, piena di tori, no? Si ispira per le sue tauromachie, dice: a 4 anni dipingevo come Raffaello, ci sono messi 40 per tornare a dipingere come gli uomini primitivi. È quello che voleva, cioè un tratto diretto e immediato, ma non erano primitivi manco per niente, dipingevano delle cose straordinarie. E questo, diciamo, a proposito del genio artistico, fa il paio col fatto che quegli uomini, pure non potendo essere scienziati, si dovevano arrangiare per spiegare i fenomeni naturali. Loro che cosa facevano? Pensavano che quegli animali che dipingevano su queste grotte, che loro non distinguevano nemmeno, pensa, per un uomo di Cro-Magnon che differenza ci può essere tra due tipi di bovini o di cavalli? Probabilmente per loro era la metamorfosi dello stesso animale, tutto sotto forme diverse. Eppure lo dipingevano in questa maniera, cercando di catturarne una natura. A un certo punto dipingono uomini, mezzi animali. Pensano che l'unico modo per penetrare quella natura sia mescolarsi con loro. Questo è il loro tentativo, diciamo, di spiegazione dei fenomeni naturali, perché gli animali erano portatori di prodigi, erano più forti, erano più organizzati, erano più feroci, insomma, c'erano tante cose che noi non avevamo. Nel caso della pittura, diciamo, questo aspetto è piuttosto chiaro, ma lo si vede anche in altre applicazioni. Se torniamo a Leonardo, lui che passa indifferentemente appunto dall'idraulica all'arte, poi dopo ritorna sulle macchine da guerra, quello lo faceva soprattutto per denari, no? Perché aveva bisogno di propagandarsi. Lui, Leonardo, è uno dei primi autori di curriculum che ci sia, però in quel curriculum, l'ho riletto da poco, mi pare ci sono 12 punti, 10 riguardano armamentari da guerra, si vede che per proporsi alla corte, ma quello che gli chiede Ludovico il Moro lui non lo riesce a realizzare, anche se glielo promette, un automa di bronzo così imponente che non riesce a capire come si deve fare a fonderlo, e infatti rimane irrealizzato. Lui fa un leone
almeno c'è il disegno di un leone che vomita gigli per portarlo al re di Francia, ma questo automa di Ludovico il Moro gli riesce difficile da produrre. Eppure noi sappiamo che gli ellenisti sapevano innalzare qualcosa come il Colosso di Rodi, lo sapevano fare. Manca tutta quella metallurgia lì, non si è più sviluppata, è morta. E quindi per quella ragione Leonardo da questo punto di vista sembra una voce clamante nel deserto, no? Ha fatto il suo disegno, ma dove l'ha preso in realtà? Lo sa che non funziona, e lo sa perché poi ci prova e non gli riesce. E invece in queste cose tutto gli riesce molto bene. Io rimarrei qui per qualche altra domanda se ce l'avete, ma il pensiero è proprio questo: se vogliamo recuperare un Leonardo poco conosciuto, partiamo dalle rocce, perché lui geologo lo sapeva fare, un geopittore. Grazie Mario, e se ci sono delle domande, questo è il momento di, diciamo, per farle. Credo che Manuela sia in giro con il microfono, quindi se qualcuno ha delle domande, chiedono. Scusi la mia ignoranza, però non ho capito il motivo per cui non si può, un falsario non può riprodurre il quadro. Perché proprio non l'ho. Mi dispiace perché è stato il nucleo della mia cosa, però il motivo è proprio. No, evidentemente mi sono spiegato male. Il motivo è proprio quello: che il falsario tenderà a ripercorrere in maniera pedissequa i tratti, ma non li comprenderà. Perché mentre puoi comprendere un tavolo, un fiore, oggetti più vicini, un animale anche, una roccia c'ha quell'anima che lui ci ha messo di processo sintetizzato che lui non potrà comprendere, e dunque inevitabilmente sbaglierà. Non sarà un caso, ma i falsi di Leonardo non riguardano mai quelli con le rocce, perché sono, la vedi subito che quella mano non è la stessa. Mentre, diciamo, una colonna, un tempio, una Madonna, un Gesù, quello ci portano, è vero che ci si fa una lettura psicologica anche dei tratti umani. Su quella dei tratti geologici è più complicato, proprio perché lui non li sta fotografando, sta mettendo insieme tante cose che non avvengono nello stesso posto e nemmeno nello stesso tempo. E questo lo devi sapere per poterlo fare. Infatti ho detto che in realtà chi lo può falsificare è solo uno che comprende quei processi, che in genere è un geologo. Noi, diciamo, la cosa è anche un po' provocatoria per dirgli: guardiamo con attenzione queste cose, non sono solo fotografie, sono ragionamenti e processi. Sì, non l'ho detto prima, non avevamo tempo. Sì, le rocce dello sfondo sono queste qua che stiamo guardando. Allora, si è cercato molto in tutti i dipinti di Leonardo, per la verità, compreso il più famoso, la Gioconda, di riconoscere il paesaggio del Val d'Arno, che è quello che Leonardo sostanzialmente frequenta e conosce meglio. Abbiamo visto la mappa, poi sappiamo dei suoi interventi per le casse di espansione del fiume, aveva già previsto le alluvioni, eccetera, queste cose qua. Ma in realtà questi tratti non si riconoscono. Allora non riusciamo ad assegnare, adesso qui non c'ho l'ingrandimento, ma questo che vedete in questo sfondo azzurrino è fondamentalmente diverso da questo, eppure dovremmo essere quasi nello stesso posto. Questo tipo di erosione che forma questi picchi aspri ci dà semmai il modo di pensare più che alle rocce, a che cosa stava succedendo nel Rinascimento. Era un periodo di grandissima erosione e infatti vedete che le cime sono tutte spoglie, non c'è quasi vegetazione da nessuna parte. Tutto il Rinascimento, diciamo tutta la fine del Medioevo, è un pezzo del Rinascimento, in Italia, in Appennino, è il dominio dell'erosione. Hanno disboscato assai i romani, hanno disboscato quasi tutto, non si è ricostituito un suolo, ci vogliono almeno 15 centimetri per poter far ricrescere le piante e ci vogliono quasi 250 anni per farli. Dunque tutto quello che cerca di crescere viene lavato dalle alluvioni, anche perché la congiuntura climatica era di questo tipo, cioè piovosa di quel tipo. Dunque l'unica cosa che possiamo dire di somigliante è che da questo aspetto qui cogliamo il fatto che, vedete, proprio anche a quote basse non c'è niente, non c'è un albero, mentre oggi
qualche parte dell'Appennino è invece rigogliosa. Dunque, quello che possiamo dire è soltanto che era il momento del dominio dell'erosione. Leonardo, peraltro, lo dice in un altro scritto, ed è per quello che si pone il problema dell'alluvione dell'Arno, per esempio, e di come poterla fronteggiare. Però il dubbio è che questi sfondi siano o non fatti da lui o invece utilizzati come aspetto soltanto simbolico, cosa che per noi è strana, io non me l'aspetterei, ma insomma, diciamo, su questo la questione può essere ancora aperta. Ci sono altre domande? Diciamo, perché ti occupi di queste cose qua? Perché mi sto guardando questo aspetto, no, della pittura, no? È interessante. Prima ho citato Chauvet, Altamira, questi posti sacrari degli uomini. È un po', tanto se aspettiamo se c'è qualche altra domanda, è un po' come pensare che l'arte sia una sommatoria, no? Siamo partiti dai primitivi e siamo arrivati a Raffaello. E metti che viene un extraterrestre sulla Terra, ti fanno vedere, che ne so, Raffaello, Michelangelo, Picasso e Braque. In che ordine li mette? Magari potrebbe dire, scusa, questi non erano proprio capaci, saranno all'inizio e poi arrivano questi altri. Ecco, quello è un po' il nostro preconcetto, no? Pensare che quanto più andiamo avanti, anche l'arte, ci saranno quelli che hanno fatto i capolavori 35.000 anni fa e quelli che li hanno fatti oggi come dei grandissimi incapaci a quel tempo, eppure adesso, non è che, diciamo, non mi sorprenderebbe. Invece noi rimaniamo sempre un po' sorpresi, no? Quando vai indietro nel tempo e dici, no, ma aspetta, c'è qualcosa... Però è sempre lo stesso pregiudizio, no? Chi era migliore come oratore, Pericle o Martin Luther King? Francamente non ci sarà stata tutta questa differenza, immagino che... Però quanto più va indietro sono primitivi. Invece Picasso, con quella frase che dicevo prima, ci dice attenzione, perché lì in realtà sono dei veri capolavori, sono maestri. Abbiamo una domanda. Sì. Grazie per questa lectio magistralis. Le chiedo, Leonardo da Vinci e il rapporto con la sezione aurea. Ma che mi volete male adesso qui? No, perché allora qui, diciamo, su questi aspetti adesso diciamo di limite, no, riguardando tutte queste macchine di Leonardo, che cosa abbiamo? Abbiamo trovato tante cose, no, che ti portano verso questo aspetto qui. Per esempio abbiamo trovato, ma chiunque lo trova naturalmente, una specie di cubo magico, come un cubo di Rubik, diciamo, per intenderci. Poi c'è quell'aggeggio che viene raccontato nel film di Dan Brown, nel libro di Dan Brown. Questa idea di andare a cercare rapporti numerici significativi, diciamo, a me non mi appartiene, dunque nemmeno mi appassiona tanto, devo dirlo veramente così spassionatamente. Direi cose banali che potete leggere dappertutto, e comunque è meglio che le chiedete ad Alberto, che sicuramente le sa. Io qui potrei dire cose che non sarebbero così importanti. A me interessa l'aspetto naturalistico e quindi quello, diciamo, più la tessitura di ragionamento che c'è dietro quello che sembra soltanto una rappresentazione visiva, ma che è qualcosa di più, come spero di aver mostrato, spero di aver convinto anche il signore che stava lì. Vediamo se c'è qualcun altro. C'è qualche altra domanda? Curiosità? No, io devo dire, ti devo ringraziare anche per avere citato il libro di Russo, perché in effetti è molto interessante, diciamo, tutta questa osservazione che hai fatto sul mondo ellenista e sul fatto che lui tra l'altro avesse accesso a quel tipo di informazioni, che non è una cosa così scontata, soprattutto per un uomo dell'epoca e con i mezzi, diciamo, che c'erano, quindi in qualche modo è stato anche privilegiato da una certa situazione. Beh, anche coglieva il tempo, alcuni di questi scrittori erano stati perduti completamente, sì, tra roghi e varie cose, invece venivano tradotti per la prima volta in lingue moderne alcuni di questi, tra cui Erone, e peraltro, diciamo, molto spesso la sapienza di questi scrittori è passata attraverso gli arabi. Qualche volta vi sarà capitato anche a voi, riguardando la matematica o qualche cosa che riguarda la scienza antica, la vediamo di derivazione araba. Senz'altro non gli vogliamo levare meriti, le cifre, eccetera. Ma quelli recuperavano traduzioni ellenistiche.
che sono arrivate in Oriente. In Oriente in realtà ce l'aveva portate poi la discendenza di Alessandro Magno, quando si spostavano da quella parte portavano anche questa sapienza qui. Poi di ritorno, chissà come si è conservata, la maggior parte sono andati distrutti, lo sappiamo, Lucio Russo lo racconta bene, proprio questo fatto che non abbiamo più tante fonti, sono tutti frammenti, no? Però l'abbiamo... A noi che ci rimane degli ellenisti, Leonardo recupera queste cose, a noi ci rimane Archimede che esce dalla vasca e grida Eureka. È un po', addirittura nel fumetto di Disney quello si chiama Archimede Pitagorico pure, insieme, cioè una rappresentazione un po', non so come dire, per nulla scientifica, no? Qualcosa di folcloristico. Mentre invece loro erano i veri scienziati. Russo sostiene addirittura che Galilei non comprende quella matematica lì, non ce l'ha quello strumento matematico lì, stiamo parlando di Galileo Galilei, cioè quello che viene universalmente ritenuto l'inventore del metodo scientifico. Noi ne facciamo con Leonardo un po' un preconizzatore del metodo, ma se dobbiamo tornare veramente indietro al tempo, dobbiamo arrivare a Archimede, è lui che lo usa per primo, in realtà. Però l'abbiamo non solo dimenticati, ma coperti pure di altre cose, di folklore, eccetera, non volendoci. È un po', secondo me, il pregiudizio di prima. Quelli sono troppo antichi, non potevano. Come sarebbe? Che, cioè, Lucio Russo si spinge ancora più là, ci dice che pure Newton, alla fine, non è che bene bene proprio avesse la padronanza dei mezzi matematici che aveva invece Erone o Talete o Euclide. E dice pure di Euclide, ma diciamo sempre la geometria euclidea come se fosse un dato di fatto, ma quello è stato lui a metterle giù quelle regole. Insomma, è affascinante questo aspetto, mi piace moltissimo, pur non essendo un fisico. Però vi devo dire che su Erone, ad esempio, Marco Martin, che è un insegnante del classico Colombo, in una delle letture, diciamo, sulla robotica, mi ha fatto notare che Erone in effetti è il primo ideatore di robot. Lui aveva capito che dal vapore si sprigionavano forze, aveva capito che se convogliava le forze poteva fare qualche cosa, cioè sviluppare delle azioni, e con quelle allora il suo robot era una macchina che apriva, i committenti erano quelli che erano, le porte di un tempio. Quindi effettivamente, ed era partito da un'osservazione interessante, che è quella del vapore, il fatto di poterlo convogliare, cioè il fatto di poter seguire tutto questo processo, e questa attenzione lo porta, no, non solo, a fare il primo robot. Noi, diciamo, noi attribuiamo il primo robot a Leonardo, anche questo, no? Sono due automi, uno a farina, una specie di uomo, l'altro il leone, poi c'è un'autovettura che si muove, una specie di rettangolo che si muove. Ma la vero inventore di queste cose risulta senz'altro Erone. La cosa più interessante che per arrivare ad avere la tecnologia per svilupparle come loro invece avevano già fatto, bisogna aspettare il XIX secolo, bisogna aspettare la macchina a vapore, quella diciamo classica, cioè prima non ci si riesce. E proprio sono stati secoli in cui quella sapienza è andata distrutta e tutta la tecnologia che sanamente a quel tempo derivava solo dalla scienza non l'abbiamo conosciuta, prove di leghe, prove di carico, però loro lo sapevano fare. Appunto, il Colosso di Rodi è uno di quegli esempi classici, siccome siamo certi che sia stato realizzato, magari non in quelle proporzioni, e invece Leonardo non riusciva nemmeno a fondere una statua equestre del padre, mi pare, di Ludovico il Moro, non c'è riuscito mai, gli mancava proprio la tecnologia. C'è una domanda? Più che una domanda, è un allaccio alla diatriba dei terrapiattisti che mi è venuto in questo momento. Scusami. Lei mi vuole far sentire male. No, perché voglio spiegare che sono stati gli elleni, cioè quelli, a capirlo che non era piatta la terra. No, ma però presupporrebbe un livello di comprensione che... Di quelli di adesso, non quegli altri, ovviamente. No, è interessante la cosa, se ho capito bene. Tra questi ellenisti c'era Eratostene, che è stato il vero grande geografo dell'antichità. Lui che ha fatto a un certo punto, un giorno, e questo poi lo vediamo perché quando neanche Colombo ha recuperato quella sapienza, ci arrivo subito. Lui che cosa fa, visto che siamo a Genova? Lui misura, vede che in un pozzo, ad Alessandria d'Egitto, dove si trovava, a mezzogiorno di un certo giorno, il pozzo non fa ombra, vuol dire che il sole è esattamente a picco. Gli viene in mente, facendo un'osservazione in un altro periodo dello stesso giorno, sullo stesso arco di meridiano, però più a sud, a Siene, cioè l'odierna Assuan,
di vedere quanto fosse quell'ombra nello stesso giorno. Naturalmente deve fare più osservazioni e vede che c'è una differenza, cioè allo stesso giorno il sole non proietta la stessa ombra, ma in uno non ne fa e nell'altra sì. Usando un metodo matematico lui riesce a ricostruire la circonferenza della Terra, la calcola intorno ai 35.000, 37.000, qualcuno dice 42.000 chilometri, con le misure di oggi, e lui le misurava in stadi. Quindi sostanzialmente ci prende al tempo degli ellenisti. Quando Colombo si mette in viaggio per le Americhe, lui pensa che la Terra è grossa, da quello che abbiamo potuto ricostruire, qualcosa come 22.000 chilometri, cioè la sua circonferenza è quella, la metà. Vuol dire che loro lo sapevano fare, cioè avevano la scienza, la tecnologia, i numeri, la matematica per farlo. Noi fino al Nuovo Mondo non l'abbiamo più recuperato, l'abbiamo perduto. Ma a quelli che dico, in un contrario diversi di questi terrapiattisti fanno morire le risate, perché si devono inventare delle cose fantastiche. Ho detto, ma scusa, già il tempo degli antichi la cosa era bella che risolta, nessuno pensava che la Terra fosse piatta, bastava vedere avvicinarsi una nave da lontano, non è che la vedevi tutta insieme, prima vedevi la bandiera, il pennacchio, poi vedevi il resto, no? Come se montasse. Ma questi dicono delle cose che... ma è bello... Sì, appunto. Non lo riconsidererei nemmeno. Ho letto un racconto, che non so se è romanzato o no, della visita di Leonardo a Genova il 17 marzo del 1498. Era appena poi accaduta una mareggiata, l'hanno portato al molo, dicono, e lui ha visto che i massi del molo avevano schiacciato le strutture di ferro che sorreggevano il molo del porto. È possibile il racconto che si fa che da questa osservazione sia nata l'idea del fil di ferro, l'idea dell'amierino e il disegno di una macchina fatta da Leonardo e chiamata la trafila, da cui poi in italiano è derivato il nome di trafileria. Sì, però ecco, questa è la macchina, l'abbiamo vista, è stata pure realizzata una filettatrice, però mi portate in un campo che conosco molto poco. Già di questa visita, ne parlavamo prima con Alberto, di questa visita di Leonardo Giorno, mi trovate impreparato, ne so molto poco. Quella macchina è realizzata, l'abbiamo vista e funziona pure, però sempre da questi amici che fanno le tutte queste macchine, di quelle che vi ho raccontato io, le vedete al Castello Sforzesco a Milano, una mostra da 2 anni, ormai praticamente stabile, quindi potrete vederle e provarle pure. Dunque parliamo di questi qui, però mi domanda una cosa che non, alla quale non saprei dare risposta. Ci sono altre domande? Sì, là ce n'è una. L'ultima sarà. Che poi saranno le ultime oramai, come dice saranno Cucini. Le ultime oramai. Tu con Cucini sei sempre. Buonasera. È stato trovato nel Mare Egeo un blocco che è vicino a un relitto greco, che poi è risultato essere il famoso meccanismo di Antichitera. Questo insieme di ingranaggi e di meccanismi che è. No, non ne ho parlato prima, però tutti gli organismi demoltiplicatori di sforzo, diciamo, che poi portano le carrugole, quelli erano già stati ampiamente sviluppati dagli ellenisti, comprese le viti. Una vite è un concetto particolarmente sofisticato, non è un chiodo, sono pianti, vabbè, non me lo devo spiegare, ma quindi non mi meraviglia. Pensa che questa sapienza antica era così persa al tempo dei Romani, raccontavo prima l'episodio di Plinio che ci racconta delle cellette delle api per via delle 6 zampe, che esisteva un architetto romano del tempo di Vitruvio, si chiamava Paconio. Questo Paconio voleva inventarsi un modo per trasportare i pezzi di marmo delle colonne, squadrati però, diciamo i basamenti dei templi, per portarli più efficacemente. E aveva visto che, come si facevano un tempo, incassavano questo blocco di marmo dentro una ruota di legno, 2 ruote, una da un lato e una dall'altro, e poi lo trascinavano. Lui voleva essere più svelto, più furbo, ma non avendo quella tecnologia che invece avrebbe permesso agli ellenisti di trasportarle, come, aveva messo il basamento dentro le 2 ruote di legno e poi ci aveva avvolto una fune che faceva tirare da un carro di buoi. Però che succedeva? Che quando la tirava, la fune si svolgeva come gli pareva a lei, e dunque andava sempre storto. E in più
doveva fermarsi ogni volta, tornare indietro e riavvolgerla. Un disastro. Cioè è proprio mancato un sapere che si era accumulato in secoli. È quello che è successo. Quindi non mi meraviglierebbe che, essendo le prove, diciamo, scritte, distrutte, o molto poche, che si trovassero meccanismi, purtroppo la maggior parte erano di legno e corde, ma insomma, quelli di pietra, che ci testimoniassero quanto quel mondo era ricco, organizzato, sapiente e scientifico. Sostanzialmente Leonardo emerge perché il Rinascimento è un'epoca prescientifica, mentre l'ellenismo no. Questa è un po' la cosa che emerge anche dalla citazione che abbiamo fatto di Lucio Russo. Bene. Bene. Allora, grazie Mario, se non ci sono altre domande, grazie ancora. E insieme a Mario, però, sa che sarà l'ultima settimana di ottobre e la prima di novembre. Mario è membro del Consiglio Scientifico e quindi vi aspettiamo per quell'appuntamento. Credo che Mario vi aspetti anche in televisione su Sapiens e al Kilimangiaro, insomma. Quindi va bene, grazie a tutti voi ancora.